La terza ondata di contagi mostra in Puglia ancora segnali di flessione e questo apre uno spiraglio per una possibile promozione in zona arancione già dalla prossima settimana, con riapertura di negozi e parrucchieri, barbieri, centri estetici, asporto per ristoranti e bar e la possibilità di spostarsi liberamente nel proprio comune anche per fare visita a parenti e amici. Ma le cifre sono ancora piuttosto ambigue e non bisogna dunque assolutamente abbassare la guardia. L'R Conti si avvicina a 1 e il bollettino regionale di oggi indica una evidente flessione dell'indice di positività che scende dal 13,1% di ieri a 9% di oggi, ma i dati del Ministero della Sanità segnalano che comunque ad oggi la Puglia è sempre seconda in Italia per incidenza del virus e che soprattutto è tornata oltre quota 250 casi ogni 100.000 abitanti, soglia considerata a rischio. 13.107 test effettuati, di cui 1.191 sono risultati positivi, ossia il 9%, 54 i decessi registrati nella regione, due dei quali a Brindisi. La situazione dei casi per provincia: 126 Brindisi, 179 Lecce, 230 Taranto, 256 Bari, 237 Foggia, 159 Bat. In questa situazione, in cui ancora evidentemente si registrano gli ultimi colpi di coda della pandemia, la provincia di Brindisi non vive un momento di particolare serenità. Anche oggi sale nella classifica nazionale dal 15° al 14° posto per numero di casi in rapporto ad abitanti, ma soprattutto, come potete osservare dalla grafica, negli ultimi 4 giorni ha avuto una repentina ascesa, passando da 208 casi a 245 positivi ogni 100.000 abitanti, una crescita legata forse anche all'aumento di casi a Ceglie, Francavilla e a Torre. E nonostante i positivi siano diminuiti considerevolmente a Brindisi, Fasano, Carovigno e San Vito. Secondo l'ultimo report dell'ASL, aggiornato all'11 aprile, in provincia di Brindisi risultano positivi 1.771 soggetti, di cui 930 donne, 52,5%, e 841 uomini, 47,5%, con un'età media di 47 anni. Ecco la suddivisione degli attualmente positivi per comune. 429 casi a Brindisi, 216 a Fasano, 165 a Ceglie, 151 a Francavilla, 85 a Carovigno, 73 a Ostuni, 70 a San Vito e a San Pancrazio, 65 a Mesagni e a Villa Castelli, 64 a Torchiarolo, 60 a Oria, 41 a San Pietro e a Latiano, 40 a Torre, 39 a Erchie, 36 a Cellino, 28 a Cisternino, 21 a San Michele, 12 a San Donaci. Nella cartina relativa all'incidenza dei casi positivi continuano ad essere colorate di scuro Brindisi e Torre Santa Susanna e ancora la zona ovest della provincia, mentre in quella a nord soltanto Fasano. Ecco il dettaglio. 531 casi ogni 10.000 residenti a Torre Santa Susanna, 516 a Brindisi, 469 a Villa Castelli, 463 a Ceglie, 418 Fasano, 400 Oria, 392 Francavilla, 348 San Pancrazio, 342 Torchiarolo, 339 San Michele, 338 San Pietro, 328 Cellino, 326 Mesagne, 318 San Donaci, 313 Latiano, 311 Carovigno, 293 San Vito, 282 Erchie, 264 Ostuni, 253 casi ogni 10.000 abitanti, Cisternino. Si allenta leggermente la morsa sugli ospedali. Il rapporto Agenas di questa sera indica una situazione di stabilità nelle terapie intensive regionali, occupate al 45% da pazienti Covid, e un calo di un punto nelle aree mediche, che scendono al 52%. Un segnale che si rispecchia anche nei due ospedali brindisini, anche se al Perrino la terapia intensiva è ancora sotto pressione, con il numero record di 16 ricoveri. Una donna di 79 anni è deceduta nel reparto di pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. La situazione dei ricoveri calano leggermente nei due ospedali, 138 sono complessivamente, 86 dei quali al Perrino, 19 in malattie infettive, 24 in pneumologia, 27 in medicina interna, 16 in rianimazione, 52 nell'ospedale di Ostuni, 28 dei quali in medicina interna e 24 in pneumologia, 55 i post-Covid, 12 a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica, 11 a Cisternino e 22 a San Pietro Vernotico.
Sono 2.614 cittadini con meno di 80 anni vaccinati ieri negli 8 centri della ASL di Brindisi nella giornata dedicata agli utenti 79enni. Oggi alle 16 erano state somministrate altre 1.475 dosi agli anziani di 78 anni d'età. Mercoledì 14 aprile toccherà agli utenti nati nel 1944 e nel 1945 che possono presentarsi con e senza prenotazione nelle sedi vaccinali indicate. Il vaccino disponibile è però AstraZeneca soltanto e pertanto chi accede non deve trovarsi in condizione di estrema fragilità o disabilità grave, altrimenti sarà rimandato a casa.